Come non si apre? Non tira la chiave. È tutto bloccato. Il dottor Genio ci ha bloccati in casa. Genio è qui, sempre qui. Oh. Guardate qui. Oh mio Dio. Non si muove, sta sempre qui. E con tutta probabilità si trova giù, sotto di noi. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Guardatevi il modello. Capito, no? Che siamo chiusi in casa. E infatti, Dominique, ballare è l'unica mia consolazione. Ma dai, non essere esagerato. Infatti siamo bloccati in casa. Soltanto che stavamo proprio per scendere le scale, fino ad arrivare alla porta segreta che abbiamo trovato in fondo a questo palazzo. Finalmente eravamo sicuri di aver scoperto la parola d'ordine che apre questa porta strana e tecnologica. È la porta giusta, dato che il dottor Genio prontamente, non so come, ha chiuso ogni entrata e uscita della nostra casa e ci ha bloccato qui dentro. Ce l'ha pure scritto in un bigliettino. Beh, almeno è stato così gentile da avvisarci. Che è stato? Non lo so, che è stato? È stato il gatto? È lì ferma, non so se è stata lei. E allora che è stato? Hai sentito quel rumore? E se non è stato il gatto, chi è stato? Oh mio Dio, i fantasmi! Non ci sono mica i fantasmi in casa nostra. Non lo sappiamo. Magari non c'erano prima e adesso ci sono. Ora andiamo a controllare. Vai a controllare. No, dai, tu vieni con me. Facciamo silenzio, molto silenzio. Ehi, Micia, vieni qua. Sei stata tu? Dominique, lei è ferma. Secondo me invece sono i fantasmi. Ma no, Eric, che fantasmi? E se invece non fosse né il gatto né i fantasmi? I ladri, e se fossero i ladri? Dominique, ma se è tutto bloccato noi non possiamo uscire. Magari qualcuno può entrare, non penso. Beh, hai capito da dove veniva il rumore? No, sembrava però qualcosa che si chiude. Veniva dalla camera da letto. Virgiamo, ok? Piano piano. Ok. Cosa ci fa il dottor G in casa nostra? Qua subito, vieni. Ma cosa sta facendo? Non capisco. Guarda i nostri vestiti. Lo sta spruzzando sui nostri vestiti. Aiuto ragazzi, il dottor Genio è in casa nostra qui. Ha con sé il profumo, ha una boccetta di profumo intera. Quel profumo che riesce a trasformarci in Romeo e Isabella. Eric, siamo in pericolo. Cerchiamo di sbirciare. L'hai visto? È entrato in cucina. Aspetta! Se n'è andato. E questo? E questo, Eric, è tu? No, non l'ho mai visto. L'ha perso lui. È del dottor Genio. Mettilo giusto attento. Cosa pensi che sia? Oddio. E se è qualcosa per farci del male? Ma che strano aggeggino è? A me sembra un telecomando. Sì, è un telecomando. Ha anche i tastini, guarda. Oh mio Dio! Che c'è? È la serratura della porta. Si è aperta.